Numero 4. Approvazione delle modifiche dello statuto della società Valle Carbonica Servizi S.p.A. per l'adeguamento degli strumenti di controllo analogo a disposizione dei soci e contestuale trasformazione società a responsabilità limitata, nonché l'eliminamento degli affidamenti in essere dei servizi di igiene ambientale. Avevo accennato precedentemente il discorso appunto della trasformazione della sotto società di una parte della società Valle Carbonica Servizi, che propone a tutte le amministrazioni soci appunto della società un schema di delibera del Consiglio Comunale, l'adeguamento soprattutto di questo assetto societario da SPA a SRL. La società propone anche uno schema di contratto proprio per la gestione dei servizi ambientali. Ora qui tecnicamente due parole per sottolineare il fatto che appunto c'era stato il referendum del 2011 dove praticamente diciamo, il referendum aveva avuto l'esito di cancellare la normativa che prevedeva la possibilità di affidare i servizi municipali con un regime misto pubblico-privato, quindi operatore economico-privato. A seguito del referendum intervenuto il legislatore attraverso una legge che di fatto riproponeva norme che erano state cancellate dal referendum. Sostanzialmente è successo questo, che il legislatore nell'andare a legiferare in sostanza ha riproposto delle disposizioni di legge che erano state appunto cancellate per effetto del referendum. Interviene la Corte Costituzionale luglio di quest'anno, luglio 2012, e va a cancellare questa legge qui. Quindi in sostanza la Corte Costituzionale dice no, il legislatore è intervenuto riproponendo delle norme che erano state cancellate, per cui a questo punto tabula rasa, si cancella tutto e si ricomincia esattamente dalla disciplina con la possibilità sempre data alle società pubbliche di poter gestire questi servizi in house. In house quindi significa affidamento diretto, il comune può dare, il comune o l'unione possono dare questi servizi direttamente, quindi saltando la gara, a società che però devono avere delle caratteristiche ben precise. Qui si interviene con il discorso della trasformazione della società, perché praticamente per essere conformi alla normativa comunitaria europea, la Valle Carbonica Servizi S.p.A. necessariamente deve fare un passaggio e deve adeguare proprio il proprio assetto societario e fare in modo che all'interno ci siano i cosiddetti controlli analoghi, cioè gli appartenenti, quindi i soci pubblici all'interno della società devono esercitare un controllo che si chiama analogo e, come dire, identico a quello che si esercita all'interno delle singole amministrazioni. E come si traduce questo controllo analogo? In sostanza, se prima la Valle Carbonica Servizi S.p.A. Esprime la propria volontà attraverso le deliberazioni in base alla maggioranza del capitale detenuto da ciascun socio, quindi ciascuno praticamente esprime il proprio voto in base alla quota di capitale detenuto, si entra invece nella logica del voto per testa, diciamo. Cioè praticamente ciascun socio ha diritto ad un singolo voto, quindi da questo punto di vista diciamo, i soci partono in una posizione di è previsto nell'articolo 17 delle modifiche statutarie che praticamente l'Assemblea delibera appunto con questa tipologia di voto, praticamente il voto chiamato praticamente per testa, non più per maggioranza per capitale detenuto dalla società. Per cui praticamente la Valle Carbonica Servizi appunto va a proporre ai singoli soci questa trasformazione della società da SPA a SRL, quindi controlli analoghi, quindi cambia il sistema appunto di votazione e di determinazione dei voti. E sulla base di questo scenario sostanzialmente la Valle Carbonica va a proporre una sorta di riallineamento degli affidamenti in essere dei servizi ambientali, perché chiaramente su tutto il territorio ci sono veramente contratti triennali, quinquennali, di durata differenziata. La proposta che viene avanti è quella di portare, di far sì che praticamente questo contratto di gestione dei servizi ambientali possa avere una durata a medio e lungo termine, si parla di 12 anni, per fare in modo praticamente che poi la società possa fare a sua volta una politica industriale, possa proporre, come diceva precedentemente, anche delle condizioni che possono essere poi diciamo, abbastanza durevoli nel tempo. E quindi noi praticamente con questa delibera andiamo a sostanzialmente ad approvare le modifiche dello statuto della società Valle Carbonica Servizi per fare in modo che praticamente questo statuto sia adatto, sia conforme alla normativa in materia appunto di gestione dei servizi pubblici locali,
proprio perché si continua nel modello tuttora in essere, il modello è quello della gestione in house, però ovviamente bisogna che questo modello sia necessariamente aderente alla normativa europea. E c'è anche agli altri questo schema di contratto di servizio quadro, e questo è un contratto, diciamo così, generale, proprio per consentire poi successivamente il passaggio, faranno poi le singole amministrazioni, le singole riunioni, di andare poi a contrattare con la società, una volta che praticamente la società avrà funzionato questo iter e quindi si sarà trasformata, a questo punto poi si potrà trattare praticamente per i contenuti, sui contenuti che sarà la gestione praticamente completa del ciclo di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti. E quindi sostanzialmente praticamente viene posto la base. Se ci sono degli interventi, con queste qua si vede che fare il voto sono contro il contratto. Sì, cioè, infatti è creato un po' di mal di pancia a qualcuno, però comunque non sarebbe come una... Sì, 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 proprio, però è anche l'unico modo per fare. Sì. Pongo in votazione favorevoli. Allora, 10 astenuti, immediata esecutività favorevoli.